Fake e news, cari amici, verità, falsità. E Federazione Nazionale Stampa Italiana, due punti. Contro le notizie false, un nuovo patto. Contro le notizie false, un nuovo patto. Corriere della Sera, e venerdì 10 marzo 2017. Ma ormai è esplosa la questione delle fake news. Si tratta di stabilire se ci sono dei siti, dei giornali che diffondono notizie false, fake news. Mi pare che già il codice penale contempli il reato di diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Allora ci sarebbe da chiederci relativamente a ciò che avviene nel santuario jugoslavo di Medjugorje, ma noi dobbiamo consentire o non consentire ai fedeli di Medjugorje di diffondere la notizia che loro vedono la Madonna, la quale Madonna reca loro dei messaggi? Dobbiamo consentirla o non consentirla la diffusione di una tale notizia? Perché per esempio Papa Francesco dice che la Madonna non fa la postina. Papa Francesco ancora è rimasto estraneo alla faccenda di Medjugorje, dice che ci vogliono degli accertamenti. Per Papa Francesco allo stato attuale ciò che avviene a Medjugorje non è stato confermato, e ha ironizzato dicendo che la Madonna non fa la postina. E quindi che facciamo? Impediamo che questi fedeli che vengono la Madonna non possano più dire di vedere la Madonna? E poi che cosa dobbiamo dire relativamente a nostro Signore Gesù Cristo? Perché noi cristiani riteniamo che Gesù Cristo sia figlio di Dio. Per gli ebrei e per gli islamici non è vero. Gesù Cristo non è figlio di Dio, non è il stesso di Dio. Gesù Cristo è un essere umano. La figura di Gesù la troviamo anche nel Corano, ma nel Corano Gesù è dipinto come un profeta, come uno dei tanti profeti. E invece per noi cristiani Gesù è figlio di Dio ed è egli stesso un Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi come si fa a distinguere tra notizia vera e notizia falsa? E mi si può dire tu, Serafino Massoni, stai facendo degli esempi relativi alle religioni. Sì, va bene, però io vi posso assicurare che qua vicino a Volta Mantovana, nel paese di Monzambano, c'è un veggente vicino nei pressi nel territorio del paese che si chiama Monzambano, che è contiguo al comune di Volta Mantovana. C'è un veggente che nel periodo di agosto si reca su una collinetta e dice di vedere la Madonna. Beh, fin qua nulla di strano. Il fatto è che il parroco di Monzambano vuole denunciare tale veggente proprio sulla base dell'articolo del codice penale che punisce la diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. E che cosa si potrebbe dire allora del fatto che
lo stesso sacerdote di Monsambano che vuole denunciare il veggente che ogni anno ad agosto dice di parlare con la Madonna, cosa si dovrebbe dire del parroco di Monsambano, il quale quando celebra la Santa Messa e solleva l'ostia, solleva l'ostia verso l'alto e dice che l'ostia si è trasformata nel sangue, nel corpo di Gesù Cristo. E come ritenerla una tale notizia? Come si fa a stabilire se si tratta di una notizia vera o di una notizia falsa? Perché per circa due millenni, per milioni e milioni di fedeli, invece si tratta di una notizia vera, non è una fake news, è una notizia vera. E come vedete, cari amici, c'è tanto imbarazzo tra coloro che vogliono perseguire le fake news, perché se dovessimo perseguire le fake news potremmo andare molto lontano, e ribaltare tutto l'assetto sociale costituito. E dovremmo ribaltare l'intero patriarcato, e l'intero patriarcato si basa su fake news, su notizie false e tendenziose a turbare l'ordine pubblico. Per esempio, ciò che si dice dell'amore, quello che io ho chiamato l'amore miceneo, è una fake news. È una fake news, è un inganno vero e proprio. E che facciamo? Perseguiamo anche tutti i cantori dell'amore miceneo, dell'amore romantico, come Francesco Alberoni, ancora in vita Francesco Alberoni, ma 30-35 anni fa, egli ha scritto un celeberrimo saggio intitolato Innamoramento e amore. Che facciamo? E Francesco Alberoni ha celebrato l'amore, ma l'amore poi primo finisce, l'amore miceneo, l'amore passionale, finisce, l'amore miceneo, l'amore romantico, finisce, e quando tutto va bene finisce, quando tutto va male magari l'amore se ti porta in tribunale dove si spendono tanti soldi per gli avvocati, e non voglio parlare delle violenze, persino di quelle violenze che poi sfociano negli omicidi. Sono delle fake news, e tutto ciò che si dice sull'amore, e sono delle fake news tutto ciò che viene detto nelle televisioni. E vedete, cari amici, e coloro che dicono di voler fare una battaglia per combattere le fake news devono stare molto molto attenti, perché magari poi si buttano la zappa sui piedi, perché l'intero patriarcato si basa proprio su delle fake news. E beh, cari amici, io potrei continuare per molto tempo sulla questione delle fake news. È evidente semplicemente che oggi è di moda parlare delle fake news, perché ogni anno, ogni 2-3 anni c'è qualche argomento che viene di moda, e da quando sono sul web da una decina d'anni, ripeto che ogni 2-3 anni c'è qualche argomento di moda. E, per esempio, quando sono arrivato sul web una decina d'anni fa, era di moda parlare del signoraggio, parlavano tutti del signoraggio. Poi è arrivato il momento dei rettiliani, degli alieni, rettiliani e alieni. E adesso è di moda il sovranismo, la sovranità. Torniamo alla sovranità monetaria, come dice Giorgetta Meloni, dice Italia sovrana. Di moda. E l'argomento di moda oggi è quello relativo alle fake news. Ma se andiamo fino in fondo,
dovremmo ribaltare tutto, cari amici, per cui presto, e coloro che conducono la battaglia contro le fake news saranno costretti a fermarsi, cari amici, perché se andiamo fino in fondo nel combattere le fake news dovremmo rovesciare come un calzino lo stesso patriarcato, d'accordo? Bene, bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.